Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Vediamo personalità tossiche nel mondo reale, il narcisista nascosto. Allora, prima di affrontare un tema, metti un like e iscriviti al canale. E condividi questo video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo che se vuoi puoi fare una donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sull'apposito tastino e fai una donazione, anche solo di un caffè, ben accetta, oppure puoi abbonarti al canale, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati vicino al tastino iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo dunque al tema. Personalità tossiche nel mondo reale, il narcisista nascosto. Allora, tra le varie personalità tossiche, e farò diversi video, insomma, su tipi di personalità, ce n'è una che è nascosta, appunto, è il narcisista nascosto o narcisista covert, che è difficile da identificare perché, diciamo, si presenta con un basso profilo fondamentalmente. Ci sono anche molte donne che sono narcisiste covert, perché questo, poi ripeto, non è che tu puoi andare a fare una diagnosi, sapere, eccetera, eccetera, chi è, chi non è, se lo è veramente, perché poi il narcisista non andrà mai, o questa persona non andrà mai da uno psichiatra a fare una diagnosi. Ma se lo facesse non te lo direbbe. E comunque non importa, tu devi decodificare i comportamenti. Cazzo ti frega sapere se è certificato o meno. Lo certifica il fatto che ti fa star male, quindi te lo devi levare dai maroni. Quindi devi cercare di identificare certi comportamenti. Ad esempio, un comportamento tipico delle personalità tossiche è quello del narcisista covert prima di osannarti, diciamo, come se fosse una divinità scesa in terra. Infatti tende a osannarti, quindi anche con frasi: non ho mai incontrato una persona come te, sei la mia fiamma gemella, ci siamo già conosciuti in vite precedenti, sicuramente sei stupenda o stupendo, non ho mai amato una persona quanto ho amato te, ti amo da morire. Sei l'unica persona che ho amato nella mia vita, ti amo intensamente, profondamente. Questo non che te lo dice dopo 2 anni di relazione, te lo dice dopo 2 giorni, 10 giorni. Manco se ti conosce talvolta, dice soltanto per una conoscenza in chat, per dire, no? Cioè, questo anche da tenere presente, anche te lo dice talvolta, semplicemente su una conoscenza fatta in chat, quindi tieni presente questo, perché poi bisogna rendersi conto di come stanno le cose, fondamentalmente. Quindi questo è un segnale che si tratta di una personalità fondamentalmente tossica. E poi un altro comportamento è, diciamo, che è un po' altalenante, no? Talvolta si allontana, fa ghosting, facendoti vivere sensi di colpa. Il narcisista covert è specializzato, no? Poi nel farti vivere sensi di colpa, nel dire: ecco, è colpa tua, vedi, ti comporti in questo modo, mi fai stare male. E ha queste modalità, no? Di agire, e questo devi tenerlo presente, è un fatto molto importante, perché se tu entri in questo mindset loro, non ne verrai più fuori, no? Quindi, e ti fa nutrire, diciamo, comunque la speranza che tornerà. E quindi quando tornerà, perché poi tornerà, tu sarai pronta ad accoglierlo a braccia aperte, ma te ne farà ancora di cotte e di crude, te ne farà ancora di peggio, insomma. Tieni presente anche di valutare il fatto che tu non ti stai innamorando di questa persona, ma ti stai innamorando da un lato dei comportamenti iniziali di osanna, diciamo, del love bombing, e dall'altro dal fatto che dei sensi di colpa, no? Se sei sensibile ai sensi di colpa, i narcisisti covert ci vanno a nozze. Quindi creano questo legame con te, diciamo, proprio attraverso questo
veleno mentale, insomma. E quindi senti nascere dentro di te una sorta di obbligo, tra virgolette, no? Ecco, quindi questo è sbagliato. Quindi devi imparare a riconoscere questo tipo di personalità e tu definirti un obiettivo di vita e vedrai che quando, diciamo, c'è una disomogeneità, diciamo, un disallineamento tra quello che tu desideri e l'obiettivo di vita che, diciamo, queste persone ti possono dare quando esiste un disallineamento, è perché, diciamo, è perché non ci sono i presupposti perché la relazione possa andare avanti, quindi devi levartelo dai coglioni. Tu devi definirti un obiettivo, tenere a mente questo obiettivo, quindi avere una sorta di, diciamo, ricordo, consapevole, ricordartelo bene questo obiettivo. Apprendere bene e mantenerlo fermo nella tua mente e poi scartare le persone che non sono allineate con il tuo obiettivo, perché poi alla fine noi dobbiamo vivere bene e non è che dobbiamo stare a secondare le altre persone. E poi i narcisisti nascosti, li riconosciamo anche perché sono un po' dei vampiri energetici, no? Tenderanno poi ad appoggiarsi, a chiederti di tutto, ti succheranno energie, ti toglieranno energie in tutti i modi. Quindi una cosa che tu riesci a percepire è sentirti spossato, sentirti stanco, sentirti abbacchiato, diciamo così, dopo l'interazione avvenuta con il narcisista. Ecco, questo è un'altra cosa che devi prendere in considerazione, un altro dato di fatto molto reale, molto realista. Per cui sono tutti segnali che ti fanno capire che hai a che fare con un narcisista. Come? E questi sono comportamenti nella vita reale, sono personalità tossiche perché ti tolgono energie e ti vogliono condizionare. Ad esempio, facendo proprio le vittime, passando anche per malattie, magari tu devi uscire con le tue amiche, con i tuoi amici. E questa combinazione, diciamo, sta male proprio in quel momento lì, si ammala e quindi se tu uscirai con i tuoi amici, con le tue amiche, ti sentirai in colpa. Se non lo farai, starai male perché starai con lui che ti tartasserà, che ti dirà che non hai mai fatto dopo tutto quello che lui o che lei ha fatto per te, tu ti comporti in questo modo, stai ancora. E insomma, ti tartasseranno in tutte le maniere. Ecco, quindi queste sono veramente personalità tossiche che devi riconoscere e poi scartare, grazie a Dio. Bene, metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente se vuoi fare una donazione al canale puoi farlo, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino apposito. Se ti vuoi abbonare è facile, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai col computer. Inoltre, se ti va, puoi seguirmi anche sugli altri social, Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, TikTok. E bene, bene, quindi per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo video.